La migliore alternativa a Word gratuita. La migliore alternativa a Word gratuito, ovvero WordPa. Lo scopriamo, andiamo a vedere questa super alternativa. Non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale con la blinca panella. Scusate, se non volete perdervi i prossimi video, e andiamo a vedere. Facciamo questo, questo è un'anteprima, non è la guida definitiva che vi linkerò in descrizione quando la farò. Allora andiamo semplicemente a vedere, si scarica, si cerca qui in Windows, dovrebbe essere qui, se non c'è la cerchiamo come WordPad. WordPad, ho scritto qui, ed è questa icona, in questo caso ce l'ho aperta, ma voi sappiate che la dovete aprire. Andiamo a vedere solo questo punto che possiamo scrivere in questa maniera. Questo possiamo semplicemente scrivere. È una bella applicazione questa qui. Questo qui è semplicemente un anteprima, un trailer. Qui possiamo selezionare il carattere, il colore come Word oppure Power. No, può essere come Word, perché io non la uso principalmente, io uso Google Docs, che lo non so, più carino, come dire. Poi possiamo cambiare possiamo evidenziare il testo, centrarlo, metterlo a destra, possiamo fare insomma tante cose. Possiamo aggiungere un'immagine, ad esempio aggiungiamo ad esempio una mia bella fotografia ed eccola, che sto sempre con gli occhi chiusi, vedete come sono belle le mie fotografie. Oppure qui possiamo scrivere, come dire, una didascalia, vediamo per questo qui, vediamo, vi possiamo scrivere già questo. Luigi, possiamo fare insomma un sacco di cose molto interessanti. Possiamo aggiungere un disegno da Paint, vedete la guida completa, ve la lascio linkata forse nella descrizione di questo video. Selezionare, possiamo ad esempio fare una forma, una nuvoletta, poi faremo anche la guida definitiva. E cliccare aggiorno al documento, qui possiamo chiudere ed eccolo qui. Bene, questo è stato. Poi possiamo ad esempio inserire un oggetto, pacchetto, che cos'è questo pacchetto? Va bene, lo so, crea dei file, va bene, aggiungere un'immagine, possiamo. Certo, è molto più limitato rispetto ad ad esempio, è molto più limitato rispetto a Word. Ad esempio, però una bella funzione che Word non so se ce l'ha in realtà. Ad esempio noi vogliamo scrivere ciao, io sono, oddio cosa sto scrivendo, ciao io sono Luigi, e io tu puoi mi accorgere, sì ma io ho sbagliato, andando c'è una funzione sostituisci. Poi lo vedremo un po' dettagliatamente nella guida definitiva. Ad esempio, trovare la parola in questo caso, scritto in maiuscolo, ok. Trovare la parola, ok. Questa tastiera è un problema che non fa. Come sta scrivendo? Sì, lui. E possiamo sostituire ad esempio con Marco, ad esempio. Così sostituisci, me l'ha presa, no, ricerca terminata, vedete il Marco e me l'ha sostituita in teoria anche qui. Bene, questo qui era solo un assaggino di questa applicazione, andatevi a vedere. Facciamo un passo indietro, volevo farvi vedere come si salva, andando in file, salvare o con nome o salvare normalmente. Selezioniamo ad esempio i documenti, lo chiamiamo tutorial. Qui non possiamo, qui selezioniamo il formato e salviamo.
Ecco, qui possiamo, lo potremmo fare anche vedendo la uscita scritto salva. Io spero di avervi dato qualche consiglio con questa nuova applicazione, che ci sarà il mega tutorialone. Vi ricordo di iscrizione al canale e venite su Telegram. E io vi super ringrazio, vi do un abbraccione fortissimo, un ringraziamento e a presto. Ciao!